Ciao, benvenuti su Cartisia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo un dolce sofficissimo, cremoso e facilissimo da preparare, senza burro, ideale per la colazione o la merenda di tutti i giorni. Torta di mele ricotta senza bilancia. Si prepara davvero in pochissimo tempo. Trovate tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Iniziamo subito. Prendete una ciotola, versate 3 uova, un pizzico di sale, 2 bicchieri di zucchero bianco. Lavorate il tutto con le fruste elettriche per almeno 4 minuti. Dovete ottenere un composto chiaro e spumoso. Buccia grattugiata di un limone piccolo, preferibilmente biologico. Buccia grattugiata. 250 g di ricotta, io utilizzo la classica ricotta da banco frigo, quindi compro una confezione da 250 g. Lavoro il tutto con le fruste elettriche. Verso un cucchiaio di olio di semi di mais o in alternativa potete utilizzare l'olio di semi di soia. Utilizzo la farina 00 di grano tenero. Come unità di misura utilizzo il mio bicchiere. Verso 2 bicchieri di farina, mezza bustina di lievito per dolci. Lavoro prima a fruste spente e poi aziono le fruste elettriche, se no schizza tutto addosso. Verso l'ultimo mezzo bicchiere di farina, quindi siamo a 2 bicchieri e mezzo di farina. Bene, mettiamo da parte la nostra ciotola e prendete 2 mele. Come vedete sono 2 mele grandi, le lavate bene sotto l'acqua corrente, togliete la buccia e le tagliate a cubetti. Versate le mele tagliate a cubetti nell'impasto. Bene, adesso con una spatola incorporate bene le vostre mele nell'impasto, con movimenti che vanno dal basso verso l'alto. Imburrate e foderate uno stampo a cerniera di diametro 26. Potete anche imburrare e infarinare. Versate l'impasto, livellate bene il tutto. A questo punto della ricetta, se volete, potete tagliare 2 o 3 mele, tagliarle a fette sottili e ricoprire tutto il diametro della vostra torta di mele sottile, come si fa nelle classiche ricette della torta di mele. Io la lascio così perché già è buonissima così, però vi ripeto, se a voi vi piace potete ricoprire di mela la vostra superficie. La nostra torta è pronta per essere infornata. Infornate, mi raccomando, con un forno preriscaldato a 180 gradi. Ho infornato la mia torta a 180 gradi per 45 minuti. La cottura può variare tra i 45 e i 50 minuti. Un dolce soffice, cremoso, facilissimo da preparare, senza burro, senza bilancia, ideale per la colazione o la merenda di tutti i giorni. Credetemi, è davvero buonissimo. Allora, io ho utilizzato uno stampo a cerniera di diametro 26. Se volete, voi potete utilizzare uno stampo più piccolo, però si allungano i tempi di cottura, vi consiglio lo stampo da 26. Se volete una torta ancora più alta,
Potete utilizzare la farina Manitoba, ma vi assicuro che così è davvero deliziosa. Provate anche voi la torta di mele ricotta senza bilancia, non ve ne pentirete, è buonissima. Io spero che questo video vi sia utile, mi raccomando iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo e tantissime altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartisia. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cartisia!